Dove guidano le parole. Libri dalla A alla Z. Un caloroso saluto a tutti. Sono Anna Maria Mogavero, in compagnia letteraria di Virginia Woolf, protagonista oggi della rubrica di Caleidoscopio relativa agli scrittori dalla A alla Z. Una donna scrittrice che agli inizi del Novecento apre nuove strade alla scrittura narrativa. Protagonista indiscussa dello sperimentalismo modernista con romanzi quali Al faro e Le onde, Virginia Woolf è anche una saggista originalissima, che con Una stanza tutta per sé inizia una riflessione sulla scrittura e sulla vita al femminile, che l'ha resa un'icona imprescindibile, un'antenata necessaria per le donne di oggi. La sua personalità è anticonformista e straordinariamente moderna. La sua scrittura narrativa e saggistica, i luoghi, le persone e le figure che con lei hanno animato il circolo di Bloomsbury, tracciano un ritratto sorprendente di un'intelligenza tra le più fertili che il Novecento ci abbia donato. Eppure, nel 1939, Virginia Woolf scrive: «Non sarò mai famosa, grande. Continuerò ad avventurarmi, a cambiare, ad aprire la mia mente e i miei occhi, rifiutando di diventare una didascalia e uno stereotipo, liberare se stessi e trovare la propria dimensione, non essere ostacolati». Virginia Woolf si avvicina alla scrittura, non aspettandosi altro che l'inatteso. Non scrive per la fama, ma per l'avventura. L'unica forma accettabile di grandezza è l'indipendenza, l'inadempienza alle norme dettate dallo stile. E lei non ha uno stile. Stilizza, semmai, la propria fuga nella narrazione. La sua ansia è sfamare l'inquietudine, travolgere la grammatica della vita quotidiana fino ad annullarsi. Come drammaticamente fa la mattina del 28 marzo 1941, quando decide di incamminarsi verso il fiume Ouse per non fare più ritorno alla sua dimora. Ha 59 anni, Virginia Woolf, e a Rodmoll, nel Sussex. In quel luogo la scrittrice si è rifugiata col marito Leonard Woolf per sfuggire ai bombardamenti che rendono Londra un inferno terrestre. Cammina, Virginia. Cammina e si riempie le tasche di sassi. Giunta nei pressi del corso d'acqua, abbandona il bastone e cammina ancora, lasciandosi andare nel fiume. Così l'autrice modernista dice addio alla vita, provata dall'ennesimo crollo mentale. Al marito Leonard, da sempre vicino e amorevole dinanzi ad ogni crisi, lascia un'ultima straziante lettera. «Carissimo, sono certa di stare impazzendo di nuovo. Sento che non possiamo affrontare un altro di quei terribili momenti. E questa volta non guarirò. Inizio a sentire voci e non riesco a concentrarmi. Perciò sto facendo quella che sembra la cosa migliore da fare. Tu mi hai dato la maggiore felicità possibile. Sei stato in ogni modo tutto ciò che nessuno avrebbe mai potuto essere. Non penso che due persone abbiano potuto essere più felici fino a quando è arrivata questa terribile malattia. Non posso più combattere. So che ti sto rovinando la vita, che senza di me potresti andare avanti. E lo farai, lo so. Vedi, non riesco neanche a scrivere come si deve. Non riesco a leggere. Quello che voglio dirti è che devo tutta la felicità della mia vita a te.
Sei stato completamente paziente con me. È incredibilmente buono. Voglio dirlo. Tutti lo sanno. Se qualcuno avesse potuto salvarmi, saresti stato tu. Tutto se n'è andato da me, tranne la certezza della tua bontà. Non posso continuare a rovinarti la vita. Non credo che due persone possano essere state più felici di quanto lo siamo stati noi. Virginia Woolf era figlia del famoso critico, filosofo e alpinista britannico Leslie Stephen e di Julia Prinsep Stephen, nata in India e diventata modella per pittori in Inghilterra. Entrambi i genitori erano già stati sposati e rimasti vedovi. Virginia ebbe 7 fratelli e sorelle, di sangue o acquisiti. Già da piccola conobbe gli importanti scrittori e i poeti che frequentavano la casa, tra cui Henry James e Thomas Eliot. Da bambina Woolf non studiò mai in un istituto, ma frequentò le lezioni a casa rispettando le convenzioni della sua posizione sociale. Nel 1895, quando aveva 13 anni, Woolf perse la madre e nei 6 anni successivi morirono anche una delle sorellastre e il padre. Questi lutti, insieme ad altri episodi successivi, la portarono alle prime crisi nervose. Ai suoi diari Woolf raccontò anche che lei e la sorella Vanessa subirono abusi sessuali da parte dei fratellastri. Dopo la morte del padre, Virginia si trasferì con Vanessa e il fratello Toby nel quartiere di Bloomsbury, sempre a Londra. Qui gli Stephen contribuirono a creare il gruppo di intellettuali noti come Bloomsbury Group, che sarebbe diventato uno dei più influenti circoli culturali d'Inghilterra. Nel 1905 cominciò a scrivere per il supplemento letterario del Times e nel 1912 sposò lo scrittore e teorico politico Leonard Woolf. Dopo un tentativo di suicidio e gravi problemi di depressione, nel 1917 fondò con il marito la casa editrice Hogarth Press. Nella produzione di Virginia Woolf temi ricorrenti sono la costante riflessione sulla natura multiforme dell'identità individuale, l'indagine, a volte dura e spietata, sul rapporto tra i generi nella società del tempo, con particolare attenzione alla condizione femminile, l'elaborazione di traumi personali per mezzo della parola scritta. Quest'ultimo filone di indagine è particolarmente interessante e Virginia Woolf utilizza la propria creatività come uno strumento per elaborare momenti dolorosi del proprio passato, per definire ulteriormente in questo modo la propria individualità fin dal romanzo d'esordio. È il caso di To the Lighthouse, Gita al faro, un romanzo in cui Virginia Woolf affronta molte problematiche della propria vita, come per esempio l'accettazione della maternità negata, il rapporto con la madre, la rivendicazione di un modello femminile nuovo. La stessa autrice affermò che la scrittura aveva per lei lo stesso valore di una terapia psicanalitica, ovvero quello di offrirle uno strumento per esternare ed elaborare dei traumi, dei blocchi che altrimenti l'avrebbero devastata. Fino a 40 anni e oltre fui ossessionata dalla presenza di mia madre. Potevo sentire la sua voce, la vedevo. Potevo immaginare che cosa avrebbe fatto o detto mentre io svolgevo le mie attività quotidiane, nonostante il fatto che fosse morta quando ne avevo 13. Poi, un giorno, mentre attraversavo Tavistock Square, ebbi l'idea di Gita al faro, così come talvolta mi vengono le idee dei miei libri,
con grande, involontaria urgenza. Da una cosa ne scaturiva subito un'altra. Le volute di fumo che escono da una pipa rendono l'idea di quale rapido ammassarsi di idee e scene usciva dalla mia mente, tanto che le mie labbra sembravano sillabare spontaneamente mentre camminavo. Che cosa aveva mosso quell'effervescenza? Perché proprio allora? Non ne ho idea. Ma scrissi il mio libro molto rapidamente. E quando l'ebbi scritto, cessai di essere ossessionata da mia madre. Non udii più la sua voce. Non la vidi più. Probabilmente feci per me stessa quello che gli psicoanalisti fanno per i loro pazienti. Diedi espressione a qualche emozione antica e profonda che avevo provato molto a lungo. E nell'esprimerle le spiegai e dopo le seppellii. Gita al faro fu pubblicato nel 1927. Per l'autrice si trattava di creare una storia avvincente per il proprio lettore, ma al contempo anche di affrontare per mezzo della scrittura dei nodi interiori risalenti alla propria infanzia, quali l'ambivalenza dei sentimenti per i propri genitori e l'elaborazione del lutto mai avvenuta per la perdita della madre Giulia, esorcizzando l'ossessione per la figura di lei. Virginia stessa raccontò nel dettaglio questo processo di elaborazione, offrendo così ai lettori una chiara chiave di lettura del testo. Nato quindi dall'esigenza della scrittrice di venire finalmente a patti con il proprio passato e di rivisitare con più serena e distaccata maturità gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza, il romanzo offre una sintesi esemplare delle caratteristiche della narrativa di Virginia Woolf. La sua preferenza per i climi e le atmosfere interiori rispetto alle trame complesse e articolate, il rimando segreto a una sorta di autobiografia dell'anima e delle emozioni, l'intenso sondaggio psicologico dei personaggi, soprattutto di quelli femminili. In Gita al faro vengono narrate le piccole vicende quotidiane di un gruppo di amici riunitisi nella casa di vacanza nell'isola di Skye in Scozia tra il 1910 e il 1920 della famiglia Ramsay e dei componenti della famiglia stessa. Mediante uno stile quasi cinematografico, servendosi del dialogo indiretto e del flusso di coscienza, il lettore riesce ad osservare la scena attraverso lo sguardo dei protagonisti. Con sapienti ed equilibrati cambi di inquadratura, l'autrice mette al centro della narrazione non un personaggio fisico e concreto, ma un elemento tanto inafferrabile quanto visibile nei segni che lascia al suo passaggio. Il tempo, elemento che domina le tre parti in cui è suddiviso il romanzo. La finestra, prima parte, il tempo passa, seconda parte, il faro, terza parte. Nella prima parte il tempo è quasi stagnante, addormentato nella contemplazione di un lento crepuscolo o nei tumulti dei giovani protagonisti. Nella seconda parte il tempo fugge, corre, modifica incurante gli oggetti cari del ricordo e trascina con sé giovani vite che vengono appena accennate. E così era morta la signora, e il signorino Andrea era caduto in guerra, e anche la signorina Prue era morta, dicevano al primo bambino. D'altronde tutti avevano perso qualcuno in quegli anni. La casa fu abbandonata, diserta. Fu abbandonata come s'abbandona una conchiglia sulle dune, a colmarsi di sterile sale il luogo della vita perduta.
nell'ultima parte, infine, il tempo ritorna quieto. Ma lo fa con beffarda ironia, mettendo a nudo le debolezze degli uomini e vanificando ogni cosa come un abbraccio che in se stesso tutto voglia concludere per poi nuovamente poter iniziare. Ma la presenza del tempo può essere percepita solamente grazie al rimbalzare della voce narrante tra i vari personaggi, prima tra tutti la signora Ramsay, di una bellezza malinconica e raggiante, che regge e governa le vite dei figli, del marito e degli amici, senza nascondere le sue vanità e le sue ingenuità, che non può fare a meno di sentirsi sola di fronte alla sua vecchia antagonista, la vita. Il romanzo ha inizio con la descrizione di una finestra che si rivela subito un tramite tra ciò che si trova per un certo lasso di tempo dentro la casa e ciò che vive in un tempo più lungo al di fuori di essa. Il personaggio della signora Ramsay cerca di ovviare alle incongruità della vita. Conosce l'arte di sedurre, in senso lato, non solo il marito, ma anche gli ospiti. È sempre al centro degli interessi altrui. La donna muore senza alcun preavviso, come una cosa di secondaria importanza. Altro personaggio femminile è Miss Lily Briscoe, pittrice sola e disillusa, che si trova avvinghiata al ricordo della donna morta fino al delirio. Quando la signora Ramsay muore, si assiste sia ad una scontata mancanza di coesione nella famiglia, sia alla rovina di quella casa in cui tutti, familiari, amici e conoscenti, trovavano un rifugio sereno. Il personaggio Lily Briscoe, alter ego dunque di Virginia, con un quadro intavolato fin dalle prime pagine e solo al termine del libro ultimato, crea una sorta di cornice attorno alle vicende dei personaggi, al di sopra dei quali si erge il faro, che sembra guardare da lontano, disapprovare a volte, ma sempre avere care le cose e le persone. Il faro, dal quale è possibile vedere l'isola e la casa da un diverso punto di vista per la prima volta come dopo un sogno. Il faro, modesta torre bianca e nera, rosa dal vento, che appare come primo e forse unico elemento di vita reale. La gita al faro si compie come un rito per celebrare la vita. Ma l'incanto è finito, il quadro è compiuto, gli equilibri faticosamente raggiunti sono già sul punto di spezzarsi. È ora che il tempo riprenda la sua corsa. E così quello era il faro? Era quello? No, anche l'altro era il faro. Perché niente era semplicemente una cosa. Anche l'altro era il faro. Nel libro, dunque, molteplici sono i temi affrontati e tutti sembrano sublimarsi nelle antinomie uomo-donna, luce-tenebra, silenzio-suono, memoria-oblio, aridità-fecondità. Essi però non sono affatto termini dicotomici, opposti e contrari, ma realtà della vita che si compenetrano e sfumano l'uno nell'altro con dissolvenze chiarificatrici ed illuminanti. Qual è il significato della vita? Tutto qui, una domanda semplice, una domanda che tendeva a farsi pressante con il passare degli anni. La grande rivelazione non era mai arrivata. La grande rivelazione, forse, non sarebbe mai arrivata. Al suo posto c'erano piccoli miracoli quotidiani, illuminazioni, fiammiferi accesi inaspettatamente nel buio. E tuttavia, la vita non è una serie di lampioncini disposti simmetricamente. La vita è un alone luminoso,
un involucro semitrasparente che ci racchiude dall'alba della coscienza fino alla fine. Accanto alla Wolf narratrice che incanta, vi è la saggista che invita ad una riflessione profonda sulla società, le dinamiche di genere, la guerra. Con Le tre Guinee, pamphlet nato contro la guerra, figlio delle condizioni materiali degli inizi del Novecento, immediata si presenta l'attualità e l'originalità del pensiero della Wolf. Ancora oggi, sfortunatamente, gli spunti che si possono trarre dalla lettura de Le tre Guinee sono ancora drammaticamente moltissimi. Il saggio nasce dalla lettera di un avvocato che interroga la scrittrice su cosa si deve fare per prevenire la guerra, sottintendendo cosa possono fare le donne per contribuire a tale progetto. La risposta, molto arzigogolata, è questa: che si mettano a disposizione tre simboliche guinee e si diano una al fondo per l'istruzione femminile, l'altra al fondo per garantire l'accesso delle donne alle libere professioni e l'ultima a un'associazione femminile pacifista chiamata la Società delle Estranee. Emergono dunque l'oppressione e l'emarginazione di cui le donne sono vittime, ma soprattutto un senso di diversità e alterità del genere femminile che può essere utilizzato a vantaggio della comunità tutta. La separazione secolare delle donne dalla cultura, che mette al centro il maschio, infatti, ha sì prodotto una discriminazione, ma ha anche permesso che le donne creassero un loro sistema valoriale e che a partire da questo si possa fondare un nuovo modello di azione politica. La guerra nasce, o comunque è supportata, da motivi patriottici. Le donne, a causa della loro marginalizzazione politica, ne sono quindi escluse, da qui la celebre frase: come donna non ho patria, la mia patria è il mondo intero. Poi, ed è qui il vero fulcro del saggio, la scrittrice spiega come il sistema militare, basato sulla violenza e il potere, non è altro che uno specchio della società patriarcale, o viceversa, che quindi lo supporta e lo alimenta. Tutte le istituzioni della società ricreano rituali simili a quelli militari, escluso lo scontro armato. Esiste quindi un legame forte tra il sistema di istruzione superiore, il mondo chiuso e baronesco dei college maschili, l'accesso alle cariche pubbliche e alle professioni, un'altra porta sprangata per le donne, e la guerra. Tutti questi ambiti si basano infatti sul senso di possesso e sulla gerarchia. La Wolf quindi non solo descrive l'interdipendenza esistente tra sistemi di potere da cui le donne sono escluse, ma appunto usa questa esclusione come una virtù. Se le università di Oxford e Cambridge non riescono a impedire la guerra, se gli uomini d'affari e i politici sono stati addestrati allo scontro, se insomma tutto il sistema è viziato, allora la soluzione sarà introdurre un elemento estraneo. A queste estranee, però, vanno garantite delle condizioni. Prima tra tutte la libertà, ovvero l'indipendenza economica e sociale. Da qui le guinee destinate all'istruzione e al lavoro. Solo così le donne riusciranno ad acquisire la forza necessaria per combattere la società fascista. Uno Stato che non riconosce i diritti a tutti i cittadini, infatti, è una dittatura. E per costruire una società nuova, in cui vengano davvero rispettati i grandi ideali della giustizia, della libertà e dell'uguaglianza. L'avere o no ricevuto un'istruzione è decisivo. È evidente che per comprendere le cause delle guerre è necessario sapere qualcosa di politica, di rapporti internazionali,
avere qualche nozione di economia. Anche la filosofia e persino la teologia possono darci un riferimento. La nostra scuola è stata il matrimonio, l'arte di scegliere la persona giusta con cui bisogna dividere la vita, l'unica grande professione aperta alla nostra classe dall'inizio dei tempi fino al 1919. Una donna con un lavoro autonomo che riesce a mettere a frutto la propria creatività, le proprie competenze, non si sentirà mai figliastra del suo paese. La donna ha diritto di guadagnarsi da vivere e in tal modo riuscire ad influenzare la società con punti di vista nuovi, perché pur vedendo lo stesso mondo, lo vediamo con occhi diversi. L'aiuto che vi possiamo dare sarà diverso e forse appunto per la sua diversità potrà avere qualche valore. Virginia Woolf sottolinea più volte la necessità della libertà di pensiero, riconosciuta anche alle donne, condannate al silenzio da sempre. E una volta in possesso di questa libertà, mai vendere la propria mente, mai prostituire la propria mente per il denaro, ma rimanere fedele ai propri ideali, tenersi lontane dai legami fittizi e dall'adulterio del cervello. Guadagnare il giusto per vivere, senza mirare alla gloria personale. Nell'aprile 1938, alla fine di questo lavoro, Virginia Woolf scrisse nel suo diario: Hitler, dunque, sta accarezzando i suoi spinosi baffetti. L'intero mondo trema. E il mio libro sarà forse come una farfalla sopra un falò consumato in meno di un secondo. In un mondo ancora dominato dall'odio, sostanza di ogni discriminazione, non solo quella sessuale, così come aveva già sottolineato nel suo libro Una stanza tutta per sé nel 1929, Virginia Woolf scrive: Una donna deve avere i soldi e una stanza tutta sua per scrivere romanzi. La scrittrice insiste tantissimo su queste forme di emancipazione e ha voluto scuotere gli animi della società di inizio Novecento affermando nello stesso testo che anche se una donna è obbligata a seguire le norme, nessuno le può togliere la libertà di pensiero. Potete bloccare tutte le librerie se volete, ma non c'è un cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente. Siamo giunti alla fine di questa puntata. Insieme a me, Anna Maria Mogavero, vi salutano Chiara Mulet, autrice dei testi e delle note critiche su Virginia Woolf che vi ho proposto, e Lia Rocco, che ci ha accompagnato con la lettura di brani della nostra autrice. A tutti voi in ascolto un grazie affettuoso per l'attenzione e l'arrivederci alla prossima lettera dell'alfabeto. Thank you.
Avete ascoltato Dove guidano le parole, libri dalla A alla Z. Una rubrica a cura di Provvidenza Maria Mogavero e Mariangela Pupillo.